nostra consueta rubrica meteorologica, qui con me Filippo Terri, il nostro meteorologo. Ciao Filippo, buonasera. Ciao, ben Emanuele, trovato. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito dal satellite. Cosa ci raccontano i nostri visori dall'alto? Sì, come facilmente prevedibile, immagini di quest'oggi davvero spettacolari dal satellite nella loro purtroppo violenza. Abbiamo già parlato ieri della traiettoria del ciclone mediterraneo, la cui risalita dal Mar Libico verso lo Ionio seguiamo già da giorni e che in queste ore è proprio completato la sua transizione a ciclone di tipo similtropicale, cioè assumendo una termodinamica tipica delle tempeste tropicali, quindi con imponenti bande temporalesche concentriche attorno all'occhio sulla zona esterna del quale spiraleggiano anche impetuosi venti. Vedete che questa traiettoria ha ormai preso una virata verso appunto la Grecia, quindi da ovest verso est, sta quindi abbandonando la sua influenza anche per quanto riguarda il suo bordo più esterno sulle regioni italiane. Come previsto, comunque, fra la serata di ieri e la mattinata di oggi, diverse zone della Sicilia e della Calabria sono state interessate dalle bande di precipitazioni, anche dai venti associati appunto al bordo più esterno di questa struttura ciclonica. Dietro di essa, vedete, avanza una zona di sereno, quindi un promontorio, un campo di alta pressione. Sulla estremità sinistra però vedete che sta avanzando una perturbazione atlantica che vedremo nel corso del weekend riuscirà a scalfire, almeno a iniziare a scalfire l'anticiclone che ci sta interessando da giorni, porterà delle piogge su alcune zone del paese. Prima di passare alle previsioni per le tre giornate che ci interessano, sì, Andrei a concederci qualche istante per guardare lo scatto di questa mattina del satellite polare della NASA appunto su questo ciclone similtropicale. Mostra un'evoluzione di quello che abbiamo visto ieri, no? Lo spostamento. Esattamente, verso si la è spostato Grecia, e si è ulteriormente strutturato appunto con il suo occhio. La traiettoria rimane prevista entro la giornata di domani, già nelle prime ore di domani, a impattare con venti tempestosi e quindi con mareggiate violente sulle isole ioniche della Grecia, quindi Zante, Itaca, saranno interessate, Cefalonia, da eventi imponenti dal punto di vista dei venti, del mare e anche delle bande di piogge torrenziali che poi si sposteranno a interessare già domani ma anche sabato gran parte anche della penisola greca, che sarà interessata sì sulle coste ioniche anche da ventilazioni mareggiate, ma sarà soprattutto la pioggia e quindi gli eventi alluvionali che riguarderanno la parte peninsulare della Grecia. Il sistema greco è entrato fin da ieri in condizioni di massima allerta, speriamo che questo possa quantomeno ridurre, se non speriamo azzerare, il bilancio in termini di vite umane con impatti al suolo che saranno sicuramente molto molto gravi. E abbiamo detto non sono oggetti particolarmente frequenti ma neanche troppo rari, l'abbiamo già fatto vedere ieri la carrellata sugli altri quattro eventi dell'ultimo decennio, questo è il quinto in 9 anni.